Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo altro news di Apple Direct Hub. Come sempre vi diremo le notizie più alte riguardanti il mondo dell'Apple. Cominciamo col dire che il popolare canale YouTube Motoman TV ha realizzato un nuovo video focalizzato sulla Hyundai Sonata, testando in modo approfondito la funzionalità CarPlay che verrà introdotta sulle Hyundai nel 2015. Si tratta di un clip di oltre 11 minuti dove il sistema di Apple viene mostrato in funzionamento a partire dalle operazioni di connessione di iPhone tramite il cavo Lightning. L'interessante test drive offre alcuni dettagli sul funzionamento di Maps attraverso il display integrato nella vettura di Hyundai, oltre a un breve utilizzo di Siri nell'assistente vocale in car. Recentemente altre case automobilistiche come Harvard, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mazda e Ram si sono aggiunte alla lista dei grandi nomi a supporto di CarPlay, portando la lista ad un totale di 29 marchi. Anche se l'integrazione avverrà solamente per alcuni modelli di prossima generazione e commercializzazione, sarà possibile godere delle installazioni anche su vetture non supportate, grazie all'aggiornamento dei sistemi di Alpine e Pioneer, che ne hanno annunciato il supporto. OS X Yosemite, indice di utilizzo 4 volte maggiore rispetto alla beta di Mavericks. Quindi questo nuovo sistema operativo che ora è in fase beta, siamo alla beta 3 anche con iOS 8, e questo sistema quindi diciamo un successo maggiore di 4 volte rispetto a quello di OS X Mavericks. La cover posteriore dei iPhone 6 appare in foto e in video. Abbiamo già pubblicato un articolo sul nostro sito www.alexa.it, vi invitiamo a guardarlo, ci sono tutte le foto, ma che ora vi andiamo a mostrare anche qui queste foto. Ovviamente viene mostrata la parte posteriore del dispositivo, si dice che queste siano le reali foto di questo dispositivo, quindi diciamo che ci piacciono per come è stato fatto. Non sappiamo, cioè non è confermato al 100% che siano cose reali, però per ora questo abbiamo. Ironia di Siri in iOS 8. Ora qui abbiamo il nostro iPhone 5S con iOS 8 installato e se andiamo a chiedere a Siri cosa pensi di iOS 8, vediamo le risposte che ci andrà a fare in alcune prove. Siri, cosa pensi di iOS 8? Mi dispiace, Gaetano. Siri, cosa pensi di iOS 8? Se solo avessero parlato di me per più di 30 secondi. Cosa pensi di iOS 8? È la tua opinione che conta, Gaetano. È grandioso. Ora andiamo avanti con il nostro iPhone. Apple è pronta al day one, sono in arrivo 68 milioni di iPhone 6. TSMC è pronta a produrre i processori di iPhone 6, quindi i nuovi processori A8 che si vedranno nel 2015 o fine 2014, inizio 2015. Ragazzi, per oggi questo nuovo news può terminare, vi ringrazio per la visione, per oggi è tutto, vi do la vita all'Alex Hub, il nuovo D3. Vi ringrazio per la visione, ciao a tutti!